Buon pomeriggio, amici teleascoltatori di Vita Nova. Oggi vi leggerò un brano dal mio libro Itinerario Borghese, il cui titolo è Beatrice sogna. Ritornava spesso, in quella veglia di sogno, alla sua Firenze, alla casa di sul Bisarno a Badia Ripoli, dove era nata e da dove, per amore e solo per amore, si era allontanata. Rivedeva suo padre intento alla cura delle piante esotiche del giardino, lui che di botanica sapeva tutto e che scriveva notazioni in latino, classificando specie, sottospecie e varietà di ogni arbustello in cui si imbatteva. Tenero vecchio signore, aveva controvoglia indossato la divisa grigia di riservista nel 15 ed ancor più contrariato quella bruna dei fasci littori nel 25. Le circostanze, il bisogno di mantenere il posto di sovrintendente agronomo al comune lo avevano costretto a nascondere la propria indole liberale, l'avversione per D'Annunzio, l'ammirazione per i liberi pensatori e per le letture all'Indice. Beatrice lo rivedeva come allora, a girarsi per le stanze della grande casa sul fiume o per il magazzino degli attrezzi, indaffarato e sereno, che con gesti misurati, ripetitivi, antichi, sistemava le vanghe, affilava le lame delle falci, ripuliva la pigiatrice per l'uva. Era stato per la sua epoca un gran bell'uomo con quei baffi curati e la barba fluente. Si diceva che da giovane aveva corso la cavallina e che numerose donzelle fiorentine di estrazione nobile e meno nobile avevano ceduto alle sue irresistibili ed eleganti pressioni. Gli anni trascorsi dopo il matrimonio con la baronessa Casadei della Molara, madre di Beatrice, erano stati, rispetto al periodo fulgido di Scapolo, scialbi e monotoni, tra lavoro e allevamento dei figli, fino alla morte che per certi versi fu liberatoria e avvenuta nel 33. Il suo vecchio, Beatrice, lo sognava così, serafico e distaccato, quasi a voler ammonire che la vita è un breve passaggio e che affannarsi per cose misere non ha senso. Suo padre aveva lavorato tanto quanto strettamente necessario a garantire una dignitosa sopravvivenza alla propria famiglia. Il surplus proveniva dalle proprietà della baronessa moglie, delle quali lui non si era mai curato, e ciò non per acrimonia, gelosia o altro, solo perché lui non poteva lavorare oltre il limite consentito dalla ripartizione che aveva fatto delle ore della sua giornata, tanto per gli studi di botanica, tanto per l'orto, tanto per il lavoro di sovrintendente, tanto per gli amici del circolo di cacciatori. Alla distanza Beatrice non sapeva proprio dargli torto. Era stato un saggio, un po' debole, un po' freddo, che non era mai venuto meno ai suoi doveri di marito e di padre, pur avendo vissuto sempre con una dose di non celato egoismo. I suoi colletti inamidati del signor Schiffer di Lugano restavano nel ricordo di lei una singolarità tenerissima. Si portavano camicie a quell'epoca costituite da un corpo, senza colletto e polsi. Questi venivano invece sottoposti ed abbottonati al corpo ed erano sempre bianchi, di stoffe rigide e rigorosamente inamidate. La lavatura e stiratura dei colli e dei polsi costituiva un problema di alta tecnica, al punto che poca gente era in grado di assicurare impeccabili
apprettamenti. Capitò a Firenze un amico svizzero che indossava colletti da far morire d'invidia Giolitti e compagni e che indicò il signor Schiffer, operante a Londra e a Lugano come maestro lavandaio. Bastava spedire il materiale e attendere 2 mesi per riottenere il tutto perfettamente e rigidamente confezionato. Il padre di Beatrice, Novello Brammel, decise subito di avvalersi delle prestazioni di Schiffer e non se ne privò mai più. Pochi giorni dopo la sua morte venne recapitato un pacco proveniente da Lugano con l'ultima consegna di 12 colletti e altrettante coppie di polsini immacolati e rigidi, testimonianza del modo di essere di una generazione. Gherardo Mengoni. Buon pomeriggio, amici di Vita Nuova. Oggi torneremo al tempo di guerra, ottobre 44, aprile 45. Reduci da uno sfollamento necessario, ci ritrovammo a Capodimonte in una villa gentilizia, molto trascurata, ma che aveva un pregio. Aveva cave sotterranee nel tufo, massicce e rassicuranti, che avevano sollecitato il trasferimento d'urgenza. Sul Napoli, infatti, infierivano gli aerei tedeschi che bombardavano di notte a tutto spiano. D'altra parte, dopo l'armistizio, nelle zone liberate, una parvenza minima di vita ordinaria si era formata tra fame, vestiti sdrucidi e ciurdom americane. E si andava riprendendo un margine di vita. Noi bambini, che questa villa di Capodimonte, molto aristocratica ma molto decorosa, ci abbagliava, ogni mattina ci recavamo a scuola, a Mater Dei. Nostro padre, puntuale, ci accompagnava e alle 14:30 ci veniva a prendere, riportandoci alla villa. La strada più breve era un tratto di via Santa Teresa e la salita dei Cristallini che portava proprio alla villa. Lungo la salita, parecchio in alto, ritrovavamo in un angolo a destra una fontanella che per la fatica della salita, per il caldo e per il sapore ottimo dell'acqua, costituiva per noi un vero refrigerio. 3 minuti di sosta, con cartella e cestino da merenda, posati a terra
ed il piacere di quell'acqua. Poi si proseguiva in un rituale ormai consueto. Dopo la sosta si riaffrontava il resto della salita e le scale della villa antica che conducevano al terzo piano ove eravamo accampati. Passavano i mesi della scuola, stava avvicinandosi l'estate, con scarsissima acqua in casa e con una fornacella su cui venivano lentamente cucinati i pasti. Ma dall'esterno la primavera sbocciava, riempendo il giardino di fiori, magnolie, rose e tante margherite. Era passato l'inverno. La radio, proprio a primavera del 45, dava notizie abbastanza rassicuranti sul progressivo esodo dall'Italia delle formazioni naziste. E una mattina di domenica, il 25 aprile, io avevo compiuto 7 anni da pochi giorni, quando mio padre mi prese per mano e scendendo, arrivammo verso Porta Grande. Il giornalaio all'angolo ci dette la copia del Risorgimento che a caratteri cubitali testava: la guerra è finita. Mi guardai intorno. Non capivo molto di quella frase, ma vedevo la gente abbracciarsi. Era una speranza che si tramutava in realtà tra le copiose lacrime di mio padre, che prima non aveva mai visto piangere. Allora, come in un rituale mistico, andammo a chiamare mia madre e mia sorella e con loro, armati di piccole bottiglie, andammo alla fontanina a bere quell'acqua sorgente miracolosa che non solo ci aveva dato ristoro, ma che simbolicamente ci aveva dato speranza. Qualche tempo dopo, con il successo di Monastero Santa Chiara, dove si parla di una fontanella di Capodimonte, io ho atteso che qualcuno parlasse delle varie fontanelle di zona e delle loro ubicazioni. Nel testo della canzone l'autore forse parla di altro, ma per me, sentimentalmente, ho sempre creduto che quella sia la vera fontanella di Capodimonte della canzone. Gerardo Bengoli. Amici di Vitanova, buon pomeriggio.
vorrei parlarvi di un verbo, il verbo amare. Il verbo amare porta con sé tante altre espressioni: abbandono, disamore, tradimento, perdono, esaltazione. Dunque il sorgere di un sentimento complesso che può sfociare in altri. Amare può significare impazzire per una motocicletta, e per me la folgorazione fu vedere in movimento la Rumi, che oltre a essere bellissima nelle forme, aveva un motore che girava 7.000 giri. Ma amore, in forma più consueta, poteva significare desiderare l'attenzione, almeno quella, di una compagna di liceo che però non rispondeva ad alcuna sollecitazione. Da qui i derivati angoscia, attesa, speranza. Amare è il sentimento più ampio e frastagliato che può sorgere all'improvviso in fase giovanile e che, in forme diverse, si manterrà per tutta la vita. Un amore che nasce e resta invariato, a volte si potenzia e cresce negli anni fino a diventare un meraviglioso ricordo. Per me, questa forma di amore, questa cosa che altri chiamano passione, è il mare. È vero, ho amato il mare con trasporto passionale, mai interrotto. Ho scritto libri che alla base hanno per argomento il mare. Ho scavato argomenti da narrare i più vari, pur di porre in primo piano il Mare Nostrum e le sue sfaccettature. Sono legato al mare sin da bambino, da quanto incerto camminavo sulla spiaggetta allora esistente al Giovinezza, oggi Circolo Posillipo, dalle successive uscite a timone con mio padre in canoino, e poi alla Chiaia di Rose di Sant'Angelo d'Ischia e dai Sassolini da Trani, dove incontrai a 10 anni quella che sarebbe diventata mia moglie. Un legame con il mare tanto forte che da passione temporanea si tramuta in amore, che incide fortemente sulla mia vita quotidiana ancora oggi. Oggi che guardo, ahimè, da lontano i suoi movimenti e capisco che come si presenterà la giornata. Eppure le forme di amore sono molteplici. Io non ne ho trascurate alcune. Qualche d'una fondamentale, il rapporto tra uomo e donna. Che cosa significa amare? Significa tante cose. Significa saper soffrire insieme, prima di tutto, saper gioire insieme, vedere negli occhi dell'altro quello che vorremmo fosse il mondo migliore. Questa serie di sensazioni possono venire solo quando fra i due si è scambiato un sentimento puro, bellissimo, che dura quanto può durare. Su questo non ci sono leggi, ricette o vincoli, perché l'amore può anche sbiadirsi, può anche terminare improvvisamente, perché ci si innamora di altre persone, di altre figure, di altre cose, e quindi senza nascondersi, senza fare i frati trappisti, bisogna accogliere e accettare anche questo che è la risposta meno bella dell'amore. Gerardo Megoli.
Amici di Vitanova, buon pomeriggio. Sono Gherardo Mengoni ed oggi vorrei parlarvi, seppur brevemente, del gotico primitivo dall'Europa all'Italia centro-meridionale. Questo che vado ad esporre costituisce un tributo d'amore non esaustivo verso uno stile del costruire che oggi stupisce ancora per eleganza, essenzialità e arditezza tecnica. Avete presente il Castel del Monte Federiciano? O la sala dei baroni a Castelnuovo qui da noi a Napoli? Vi rammentate dell'abbazia di Casamari o di quella di Fossanova? Sono tutte opere magnifiche in stile gotico primitivo che da secoli imperiose arricchiscono le nostre terre. Il gotico è un profondo rinnovamento architettonico che esplode letteralmente in Europa a partire dalla metà del secolo XI. È un travolgente fenomeno estetico-funzionale che si abbina, quasi per disegno divino, ad una profonda rilettura del pensiero cristiano. Infatti, dopo secoli di lassismo, si verifica per la regola benedettina un'austera opera di revisione condotta dai cistercensi. E proprio i monaci di quest'ordine, fondato da Roberto di Molesme nel 1098 e reso celebre da San Bernardo di Chiaravalle, che si fanno ad un tempo predicatori di ingegneri, curatori d'anime e maestri muratori. Partono dall'Île-de-France, cioè da Citeaux, da cui prendono il nome e praticano la rinnovata disciplina monastica che verrà accompagnata nella sua diffusione dal sorgere di maestose cattedrali svettanti verso il cielo d'Europa in un rapporto di volumi tutto nuovo. Le chiese a croce latina, generalmente a tre navate, furono coperte con volte a crociera acuta e costole ogivali. Il peso della volta, attraverso i costoloni, veniva scaricato sui pilastri e le pareti perdevano la funzione portante. Da qui la possibilità di alleggerirle e forarle con vetrate multicolori dalle infinite iridescenze. Tutto questo realizzato senza nozioni codificate di scienze delle costruzioni, solo con valutazione e calcoli a sentimento, in un'arte del costruire i cui codici di base erano restati quelli di Vitruvio Pollione, che scriveva nel primo secolo sul suo De architettura. I monaci portano saggezza e parola di Dio, con la regola benedettina ora et labora, ma poi con l'arte del costruire e l'abilità nel realizzare acquedotti e strutture fortificate, producono una vera rivoluzione nell'ingegneria del tempo, seppur con l'ausilio di mezzi primitivi. C'è chi sostiene, a giusta ragione, che dagli arabi presenti in forza fino al 1492 in Spagna, la cultura occidentale abbia appreso tante cose, ed in particolare l'arte del costruire quegli archi snelli, spezzati nel vertice che i cistercensi portano in Europa con le loro stupende cattedrali, in una eleganza e snellezza delle forme che la troppo massiccia architettura romanica non è riuscita ad esprimere quasi mai. Per prima l'abbazia di Saint-Denis
iniziata dall'abate Suger intorno al 1137, e poi giungono quella di Cluny, la cattedrale di Laon, di Poitiers, di Notre-Dame a Parigi. Dalla Francia poi, verso il centro d'Europa, le cattedrali in stile gotico più puro si moltiplicano e creano nell'arco di 100 anni, dal 1150 al 1250, una stupenda raggiera di postazione della ritrovata fede. La cattedrale di Canterbury in Inghilterra, anche quella di Wells in Inghilterra del 1200, e poi in Treviri, la Lieferburgeskirche e l'Elisabethenkirche in Marburgo, in Sassonia, le cattedrali di Burgos, Toledo e Siviglia in Spagna, sorte più tardi, costituiscono la testimonianza della progressiva espansione del gotico cistercense in Europa. In alcuni casi le costruzioni avviate in stile romanico vengono poi modificate in corso d'opera e rese in parte gotiche, come per la chiesa della Croce che è a 30 km da Vienna e che si chiama Heiligenkreuz. Si entra, si percorre una navata realizzata in tardo romanico per raggiungere l'abside, che di colpo si eleva con archi ad ogiva e crociera a costoloni che si scaricano sulle snelle colonne. Cambia la luce nell'interno della chiesa, ma il gioco del passaggio di stili è altrettanto evidente osservando l'abbazia nostra del Golito, ubicata tra Sant'Angelo dei Lombardi e Lioni, dove alla prima costruzione romanica massiccia si affianca il bellissimo gotico della cappella di San Luca e della sottostante cappella funeraria. Intorno alla cattedrale in genere si crea un tessuto di attività indotte e di crescita sociale che coinvolge gli abitanti della città. Dove la realtà comunale non è ancora compiuta, i monaci fondano abbazie ad economia curtense chiusa. Nell'ambito delle mura cistercensi, come a San Galgano in Toscana, si produce tutto quanto necessario all'organizzazione sociale della comunità monastica, dal pane al formaggio, dalla lana ai lunghi sai bianchi ai pettini d'osso. Così accade nel Basso Lazio e nella Valle del Volturno, dove sorgono isolate e autosufficienti le abbazie di Casamari, di Fossanova e quella di San Vincenzo al Volturno, oggi scomparsa. A Fossanova, tanto eccelsa per la presenza e l'opera dei monaci maestri francesi, si organizzò una scuola di architetture e di scienze e arti. Ma dove si raggiunge una perfezione che stupisce letteralmente è nelle proporzioni dell'abbazia di Casamari, a poca distanza da Latina. Poi più a sud, la facciata del Duomo di Napoli, col suo rosone originale, rispetto alla basilica gotica del 1314, resa irriconoscibile dall'intervento barocco. I segni ancora percepibili invece nella chiesa di Santa Chiara dopo la ricostruzione postbellica è l'imponenza di San Lorenzo Maggiore restituito alla vista dopo la rimozione delle sovrastanti strutture barocche. Queste sono le più significative fra le tante testimonianze del gotico primitivo nella nostra città. Se ci si addentra in area pugliese, ove la presenza di agglomerati a regime comunale era scarsa, prevalgono l'ordinamento feudale. Ecco che si ritrovano i castelli delle fortificazioni militari che in parte assurgono e dominano nella zona assorbendo l'influsso gotico. Sarà Federico II che il Castel del Monte, costruito nel 1229, lascerà ai posteri la più ammirata e fulgida testimonianza laica dello stile nato a Citeaux.
Buon pomeriggio, amici di Vita Nova. Binari senza tempo. Dal 26 maggio 2018, dopo alcuni lavori conclusivi, compresa la sostituzione dell'armamento di alcune tratte, risulta attiva la rete ferroviaria Avellino-Rocchetta Sant'Antonio, destinata a finalità turistiche. Beh, ma di che parliamo? Di un suggestivo percorso ferroviario ad un binario a scartamento normale, non elettrificato, per 114 chilometri, affidato a littorine diesel che percorrono il cuore dell'Irpinia e una prima parte delle Puglie. Si dà così a nuclei di turisti la possibilità di restare comodamente seduti ed inoltrarsi in aree interne della verde Irpinia, in terre rigogliose non contaminate da traffico automobilistico. Ciò fa scaturire un sano paragone con analoghe infrastrutture turistiche costituite da linee ferroviarie storiche esistenti ed attive in varie aree del paese. Se alcune sono famose per la notorietà delle località attraversate ed altre per le bellezze naturali dei paesaggi, le aree irpine, al paragone, non sfigurano affatto, perché la presenza del verde in quelle nostre terre campane, la serena architettura rurale, sia quella antica, sia quella toccata dalla violenza del terremoto dell'80, sono fattori in buona parte vincenti. Non c'è in apparenza grande storia da riguardare, se si escludono l'abbazia del Goleto, le vestigia dell'antica Consa e circa 63 castelli medievali. Ma non è solo questo. Osservare, ad esempio, i numerosi castelli posti in alto lungo il percorso ferroviario, senza la fretta del tragitto automobilistico, la possibilità di fotografare con calma, senza l'approssimazione ansiosa del cellulare, magari con una potente Nikon, sono davvero riconquiste. Io che sono napoletano verace, nato come spesso ripeto nell'acqua salata, sono da anni seriamente innamorato dell'Irpinia e vi consiglio, a primavera inoltrata, in una giornata di sole, spogliati dalla pesantezza delle vesti e dalle ansie ossessive del Covid-19, di montare su quel treno retro che donne le frisson, come dicono i francesi. Gerardo Mengoni. Quattro anni di Vita Nova.
Quattro anni trascorsi, eppure sembra ieri che venimmo in molti all'apertura della libreria, attratti come fummo da tanti libri e dall'originale comfort di tante sedie. Ma c'erano i quattro a muovere i fili del piccolo palcoscenico che si inaugurava. Mi viene da dire, modificando un titolo della TV, attenti a quei quattro. I primi due, Salvatore e Anna Maria Landolfi, padroni di casa, mecenati di fatto, pieni di idee e di garbo. La vendita dei libri nelle loro mani è passata in secondo luogo rispetto alla creazione del salotto, di quel luogo ideale diventato cosa rara in epoca di cloud informatico, dove si ascolta e si discute in armonia, in quella sintonia di interessi dello spirito che, unita alla lettura, risulta tanto necessaria per l'espansione della cultura. Gli altri due, Pier Antonio Toma e Leila Mancusi Sorrentino, veri stacanovisti nella scelta di libri e di autori da presentare. Lui, Pier Antonio, scrittore e giornalista ad uso per antico mestiere a condurre qualunque barca in porto, anche quelle meno bilanciate, tessendo sempre trame interpretative eccellenti. Leila, gentildonna di classe, che forte della sua specializzazione in gastronomia, con una vastissima gamma di suoi testi pubblicati, ha guidato per 4 anni la scoperta delle delizie del palato nei suoi frequentatissimi giovedì. A 4 anni dalla partenza è lecito dire che questi quattro discoli dai capelli grigi sono restati nello spirito quattro ragazzi che manifestano entusiasmo, signorilità, altruismo e generosità nei confronti di chi, come noi, si è ritrovato tanto spesso qui al Vitanova in un salotto di pregio. Gerardo Mengoni, 29 febbraio 2020. Buon pomeriggio, amici ascoltatori di Vita Nova. Buon pomeriggio, amici di Vita Nova. Quando gli chiesero: con chi sei in debito? Il vecchio rispose: non sono in debito con nessuno. In vero, sono in debito con tutti. Fra le pagine del Profeta di Khalid Gibran, se non sbaglio, tra poesie ed aforismi, sembra risaltare questa affermazione, sotto certi aspetti contraddittoria, sulla quale però vale la pena riflettere.
Laura. Primo pomeriggio di lunedì 25 agosto 1575. La scala in pietra grigia vesuviana era costituita da 80 gradini che si sviluppavano su tre rampe. Dalla vasta spianata di Mergoglino conduceva alla piccola propaggine collinare ove il copioso lascito di Jacopo Sannazaro aveva consentito di erigere, anni prima, la piccola chiesa dedicata alla Madonna del Parto e l'adiacente convento dei Serviti. Laura saliva lentamente per il lieve affanno, soffermandosi di tanto in tanto per riprendere fiato. Rimirava il panorama del golfo che progressivamente si andava delineando. Contava i passi e indugiava sul filo della memoria, rimescolando ricordi ed emozioni. Buon pomeriggio, amici di Radio Vita Nova, da Gherardo Mengoni. Il tema che tratteremo oggi è terribilmente attuale e non necessita di preamboli. Il tema è i figli del Sud e l'istruzione. È vergognoso che ci riempiamo la bocca di parole come cultura e apprendimento, di livelli invalsi e di statistiche e comparazioni, e poi inerti assistiamo in pochi giorni alla solita sperequazione di interventi nel mondo scolastico tra Mezzogiorno e il resto del Paese. È solo dall'istruzione che possiamo sperare che un giorno venga finalmente plasmato nelle nostre aule del Sud un cittadino italiano con la consapevolezza dei propri diritti, dei propri doveri, fino al pieno rispetto degli altri. La famiglia nucleare, quella ancora esistente nell'accezione classica, ovvero il clan, riappare solo quando, sollecitato nel proprio istinto tribale, ritiene legittimo dover difendere qualcuno dei propri mezzi, dei propri membri, da un ipotetico torto, reso sproporzionato da boriosa e incivile ignoranza. È un panorama desolante e se attendiamo, senza manifestare in forma convincente la nostra indignazione, che il potere politico prenda davvero a cuore questo grave tema, ovvero questa situazione di fatto, allora il nuovo cittadino del Sud resterà davvero una mera utopia e avranno ancora una volta vinto i cialdini e i negri, coloro che con i fucili spianati fecero strage dei figli del Sud, ribelle e selvaggio. Gherardo Mengoni. Forse avremo acquisito nuove abitudini e maggior senso di solidarietà, ma riemergeranno i sogni che la pandemia ci ha costretto a nascondere per molti mesi. Ricomparirà l'odore del mare, il tramonto da Posillipo Alto, il desiderio di solcare onde discrete. Thank you.
perché il Covid-19 alla fine sarà sconfitto. Finirà l'isolamento, la impossibilità di stringere una mano, di poter abbracciare chi amiamo. Buon pomeriggio, amici dell'Associazione Vita Nova. Restano nel tempo le parole. Restano nel tempo pochi incontri e tanta passione che rigenera chi ascolta. Resta un pomeriggio, una bella realtà che unisce, nuova vita, espressione di domani, nonostante il tanto tempo che dice di una storia. Appunti sapienti, tenacemente a favore dei giovani, della città, del vivere. La bellezza di un gesto, donare i libri per coloro che hanno meno possibilità di sorridere. La bellezza di una partecipazione, che resta nelle pagine di una soluzione temporanea, la web radio, frutto di passioni condivise. Restano ancora poche parole, anzi prima che la tastiera si trovi una lacrima sui tasti, resta solo un abbraccio, a distanza. Riportando al tempo di domani le parole che altri potranno leggere ascoltando, perché ho avuto come noi la fortuna di conoscerti. La tua voce ancora. Ancora, ancora. Grazie, Gerardo. Buon pomeriggio, amici dell'Associazione Vita Nova. Visto che è scattato il dispositivo che in Campania accresce le misure di sicurezza contro la pandemia, considerato che ne avremo per alcuni mesi, non ci resta che guardare con fiducia più in avanti, magari sull'onda di un sogno possibile. Perché il Covid-19 alla fine sarà sconfitto. Finirà l'isolamento, la impossibilità di stringere una mano, di poter abbracciare chi amiamo. Finirà la clausura, specie per gli anziani, che si sono sentiti dei sopravvissuti per troppi mesi, quasi a doversi scusare d'essere ancora in vita. Finirà, o almeno si attenuerà, il senso di solitudine profonda maturato da tanti giorni di isolamento. Forse avremo acquisito nuove abitudini e maggior senso di solidarietà, ma riemergeranno i sogni che la pandemia ci ha costretto a nascondere per molti mesi. Ricomparirà l'odore del mare, il tramonto da Posillipo Alto, il desiderio di solcare onde discrete. Ed ecco che dopo una lunga attesa di mesi, con il sogno costante di vincere il caldo asfissiante ed un'umidità da tropici, compare un tempo ventoso e più fresco e si prepara la partenza per Sant'Angelo d'Ischia, finalmente. Troviamo dagli amici Mattera,
pronta una camera perfetta per noi, con ampio bagno e angolo di cottura. Panorama a occidente sulla chiaia di rose, di cui vediamo l'intera spiaggia. Gli ombrelloni aperti con i loro tanti colori sembrano un nucleo di farfalle, con la torre che fa loro da custode. Sul fronte del balcone la punta di Capolupo e la insenatura di Sorceto, con tutto l'arco di mare scintillante per il sole pomeridiano. Al di sotto del balcone la strada che sale verso gli archi che chiudono il borgo del traffico urbano. Solo i golf cart, con motore elettrico, silenziosi e tranquilli, percorrono le mini strade di vecchi sentieri asfaltati del borgo. L'uomo qui fa pace con il territorio, si acqueta, non sente i rumori molesti del traffico, le urla dei rivenditori, il vociare delle masse, il lungo tormento delle sirene delle autoambulanze. Qui di colpo ritrovi il tuo essere immerso in una natura gentile che ti avvolge, in un abbraccio che appare quasi irreale. Apprezzi il mare, il flottare delle acque spumose lungo i fianchi della barca che ti porta ai Maronti, l'ombra dei tendoni e dei gelati della piazzetta. Osservi con distacco le potenti imbarcazioni dei nuovi ricchi, sempre più grandi e sempre più pacchiane, al fianco di gozzi eleganti e aristocratici per antica discendenza che solcano il mare rispettosi. Dopo la sistemazione in armadio di quanto contenevano le nostre valigie, il pomeriggio, fra saluti ed amici cari, fra chiacchiere e aperitivi, trascorre veloce. E giunge la sera in un tenue sfarfallio, ovvero sfavillio di luci, con la passeggiata al molo che ritorna ad essere consueta nel ritorno a sensazioni gradite. Gherardo Ingoni.